Sono venuto a capire meglio come il prodotto iniziale, quindi il prodotto agricolo, arrivi poi nella trasformazione e nella cultura italiana a diventare quello che poi è l'espresso, quindi la bevanda che noi oggi, ogni giorno consumiamo. Già ho cominciato con i miei clienti a sensibilizzare, quindi a fargli capire che comunque dietro al prodotto espresso, dietro al prodotto caffè, c'è del lavoro. Ma ora veramente sono più consapevole e potrò raccontare con anche maggiore emozione quello che c'è dietro poi al prodotto finale e quindi la fatica che provano le persone a raccogliere e a processare il caffè e a quanto lavoro c'è dietro a quello che poi diventa un espresso che noi beviamo ogni giorno. Penso che, visto che noi siamo quelli che in pochi secondi devono realizzare la magia e trasformare il prodotto iniziale in un prodotto finale, debba essere a conoscenza di tutto quello che passa, del mondo di mezzo, di tutto quello che passa prima. E, certo, la formazione è importantissima. E un barista non informato e non formato è un barista che poi non dà il meglio di sé, non darà mai meglio, il meglio del prodotto stesso. Noi posso dire che noi come caffetteria già all'inizio di quest'anno Ravenna si è stati tra i primi ad aumentare il prezzo della tazzina, a portarlo a 1,20 euro, che per Ravenna è stato un bel aumento, ecco. Però sono convinto che si possa fare di meglio. Di meglio cosa vuol dire? Vuol dire comunque sia dare più valore a questo prodotto finale che è l'espresso, perché veramente c'è molto lavoro dietro e sensibilizzare i consumatori e i clienti in questo secondo me è fondamentale, dove noi baristi giochiamo un ruolo molto importante. Il vero barista che riesce a raccontare, riesce a trasmettere al cliente quali sono le criticità nel raccogliere, trasformare e infine importare il prodotto verde, caffè, per poi trasformarlo qui nel paese, nel paese in cui che arriva, ovvero nell'Italia, sicuramente darà uno slancio per valorizzare tutta la filiera. Io me lo auguro perché comunque ho visto veramente delle persone che se lo meritano, si meritano di vivere anche in condizioni migliori di quello che stanno vivendo adesso, ecco.